Questa volta il blitz è stato eseguito su delega della Direzione Investigativa Antimafia. Gli uomini del gruppo Interforze, composto da carabinieri, polizie e guardia di finanza, si sono presentati al comune di Castrofilippo, sciolto per mafia dopo l'arresto del sindaco Salvatore Ippolito. L'attività investigativa è necessaria dopo che la Procura di Palermo ha visionato e valutato la relazione finale della Prefettura di Agrigento che sollecitava lo scioglimento. Secondo indiscrezioni trapelate, le indagini della DIA sarebbero concentrate sulle gare d'appalto e sull'attività svolta dall'amministrazione comunale guidata dall'ex sindaco Ippolito. Un accertamento che sta portando al vaglio tutta l'attività svolta dallo stesso Ippolito e dagli amministratori che hanno lavorato con lui negli ultimi 10 anni. Da quando il comune di Castrofilippo è rimasto coinvolto nell'operazione Antimafia Family, sono state parecchie le acquisizioni di documenti da parte del gruppo Interforze. Ora è toccato alla DIA e anche in questo caso sono stati portati via atti e documenti. Attualmente a Castrofilippo governa la commissione prefettizia, composta dal viceprefetto di Trapani, Baldassare Incoglia, dal viceprefetto aggiunto di Ragusa, Massimo Signorelli, e dal funzionario del Ministero dell'Interno in servizio alla prefettura di Caltanissetta, Carmelo Fontana. Una commissione che avrà il compito di amministrare il paese fino a quando non verranno indette nuove elezioni.